Le mani pensanti. Fino al 29 maggio Palazzo Banca d'Alba ospita la mostra dedicata all'Olivetti. L'azienda pordiese mette in esposizione i pezzi più rappresentativi e pregiati. Le sue invenzioni hanno rivoluzionato il mondo. Presidente, questa mostra è il simbolo di un gemellaggio culturale tra Langhe e Canavese. Un gemellaggio che si rafforza tra due zone molto diverse tra di loro. Ma com'è nato? 4 anni fa abbiamo fatto la fusione di Banca d'Alba con la Banca del Canavese. Da questa fusione tra due BCC che è diventata Banca d'Alba e del Canavese è nato questo gemellaggio, chiamiamolo così, che vuol dire proprio che Alba, Langhe e Roero, con le sue specialità, col suo turismo eccetera, vuole gemellarsi o comunque far da ponte anche per il Canavese, perché ha delle caratteristiche tipo questa mostra qui, di tutta un'industria che si è sviluppata e che poi ancora oggi ha delle, diciamo, possibilità, perché si sono formati degli artigiani, si sono formati delle piccole imprese che ancora continuano a fare dei pezzi veramente importanti, anche tecnologicamente importanti. Ecco che tra le due località, Alba, Langhe e Roero, e il Canavese, si è formato questo gemellaggio, che è importantissimo perché vuol dire scambiarsi delle informazioni, delle esperienze, il turismo, l'agricoltura, ci sono tante cose, i castelli, bellissimo, il lago di Candia che noi qui non l'abbiamo, per cui può essere veramente un punto di ritrovo, un punto di, diciamo, viaggiare assieme per far sì che le due zone possano ancora di più avere uno sviluppo. Grazie a questo evento, grazie alla mostra, la banca centra l'attenzione verso un aspetto sociale ma anche culturale. Certamente, un aspetto sociale, perché 48.500 soci che abbiamo come Banca d'Alba del Canavese è il numero più importante in Italia delle 360 banche di credito cooperativo, per cui siamo la prima, no? E poi culturale, perché il vedere, diciamo, proprio anche tutte queste macchine, il loro percorso, purtroppo anche come è finita, non benissimo, anzi, l'Olivetti, eccetera, fa riflettere e fa sì che le energie anche dei giovani, anche delle scuole che capiscono cosa vuol dire l'industria e la cultura, no? Perché dietro all'industria c'è sempre anche cultura, una cultura industriale ma molto importante, che capiscono che sia, diciamo, che possa essere, diciamo, un valore non solo dell'indietro ma anche per le prospettive future. Le mani pensanti, com'è nata questa mostra e perché un titolo così particolare? Beh, è nata dalla collaborazione tra la Fondazione Natalia Cappellaro, Laboratorio Museo Tecnologicamente e l'Associazione Culturale Pubblico 08, con l'intento di raccontare certamente la storia Olivetti attraverso le sue macchine più importanti, ma con un'ambizione ulteriore alla quale teniamo molto, cioè quella di non solo di offrire una, come dire, una storia dell'archeologia industriale italiana, ma qualcosa di più, di avventurarci nella storia delle idee che hanno reso questa azienda unica, dal momento che la Olivetti non è stata solo una fabbrica di beni, cioè in grado di distribuire prodotti e stipendi, ma è stata soprattutto una fabbrica di bene che ha distribuito assieme a questi anche servizi sociali, cultura, democrazia, persino bellezza. E quindi, ecco, la Olivetti è stata davvero un mezzo e non un fine che ha voluto proporsi come il motore di una comunità e uno strumento privilegiato per la costruzione di una società di tipo nuovo, a misura d'uomo, una società che fosse, negli anni 50 soprattutto, alternativa al capitalismo e al socialismo, quindi un progetto assolutamente ambizioso. Partendo da questi presupposti, qual è il tema della mostra? Beh, il titolo Le mani pensanti lo evoca, speriamo efficacemente. Al centro della vita quotidiana della fabbrica c'era la persona in tutta la sua complessità. L'operaio non esauriva la sua umanità, come diceva Olivetti, nella tuta di lavoro. La persona è stata coltivata in tutte le sue facoltà, non solo quelle manuali ma anche quelle intellettuali, e quindi, ecco, prodotti così meravigliosi come quelli della Olivetti sono stati possibili proprio perché in tutta la filiera produttiva l'attenzione non era solo per la produttività e per il profitto, ma anche per la, come dire, per la crescita delle persone, ripeto, nella loro complessità. Ecco la prima macchina da scrivere al mondo di produzione semi-industriale, datata 1874. Come funzionava?
Sì, buongiorno a tutti. Sono Domenico Scarzello, sono il presidente dell'Associazione Italiana Collezionisti Macchine d'Epoca e quella che vediamo esposta è la prima macchina a livello industriale prodotta al mondo. Era una macchina molto particolare, era una macchina a scrittura cieca per cui io dovevo digitare i tasti e alzare il carrello, il rullo, per vedere cosa io avessi digitato. Quindi la scrittura arrivava dal basso verso l'alto. Era una macchina molto particolare, Scholz si dice che abbia un po' copiato un brevetto italiano di un piemontese, Giuseppe Ravizza, e avesse cambiato la tastiera, quella di Giuseppe Ravizza era chiamato anche cembalo scrivano, perché per la tastiera aveva adottato i tasti di un pianoforte, di un cembalo. Scholz cambia completamente la tastiera, perché Ravizza l'aveva messa dall'A alla Z. Scholz si accorge che con questa disposizione le leve vanno a battere fra di loro, ci sono degli errori di battitura, la battitura è molto lenta, quindi fa uno studio sulla mobilità delle dita, sull'uso frequente delle vocali e consonanti, le mette in maniera equidistante, la tastiera che ne viene fuori e la tastiera QWERTY, quella che utilizziamo ancora tutt'oggi sui computer, sugli iPad, sugli iPhone. Noi nella primavera del 62 il dottor Roberto Olivetti aveva chiesto così all'ingegner Perotto: cominciamo a studiare la fattibilità di una macchina che non si limiti a fare le quattro operazioni come le calcolatrici meccaniche, ma bisognava aggiungere qualcosa. E aggiungere che cosa? La possibilità di mettere in sequenza e automatizzare tutte le operazioni che un operatore che lavora con la macchina di Vissuma fa per ottenere i suoi risultati. Però questa caratteristica doveva essere tale che l'operatore fosse un operatore non specialista di elettronico, ma qualsiasi persona che era in grado di utilizzare una calcolatrice meccanica. Quindi questo era il punto fermo, fare una programmazione della macchina, però alla portata di un utente generico. Poi la macchina doveva ovviamente essere da tavolo, non si poteva pensare di fare una macchina da inserire in un ambiente dove si entra col camice bianco come succedeva allora. E poi niente, dimensioni come più o meno, insomma, come quelle delle macchine da tavolo, e costare il meno possibile. Questo era. Cominciate a pensare e a vedere cosa si può fare. Noi ci siamo posti l'obiettivo di fare un qualcosa che assomigliasse a quello che si può vedere qui adesso e che allora si è visto poco dopo, 3 anni dopo. Il computer è uno dei protagonisti di una rivoluzione tecnologica che dura tutt'oggi, ma com'è cambiata la visione di questa macchina negli anni? Beh, questo qui è cominciato e ha rotto il ghiaccio sicuramente, dopodiché è stato capito che era una rivoluzione, soprattutto dal mondo americano, diciamo, che ha capito subito che era arrivato una novità e che avrebbe cambiato il modo di lavorare, almeno per certi settori. E infatti, il giorno dopo che è stata presentata la macchina, qualcuno aveva scritto: noi capiamo che avremo un calcolatore su ogni scrivania prima di avere la seconda auto in garage. E credo che questo è stato profetico, ma è successo proprio così. Dopodiché si sapeva anche che la tecnologia elettronica evolveva continuamente in modo più che lineare, e di fatto questa è una macchina che è a transistor, non è a circuiti integrati, non ha un'unità centrale, però poi la tecnologia ha consentito di realizzare delle macchine sempre più potenti. E se adesso guardiamo quello che c'è, in effetti abbiamo in un telefonino quello che è l'equivalente di un bel po' di queste macchine, perché abbiamo già i gigabyte. Questa è una macchina che ha meno di un quarto di K di memoria. Un ampio spazio è riservato alla scrittura di Beppe Fenoglio, dove si trova Studio 44, la macchina olivettiana con cui ha scritto i suoi capolavori. A differenza di altri scrittori, Fenoglio è rimasto collegato al suo territorio, che a distanza di anni continua a tributargli attenzione e onore. Sì, sì, è proprio così. Devo dire che la città di Alba, insomma, circa 10 anni fa ha voluto così promuovere questa associazione che si chiama appunto Centro Studi Beppe Fenoglio, che si occupa non solo di mio padre, ma insomma dei personaggi che hanno reso illustre questo territorio.
e di lì, diciamo così, è insomma, un po' scoppiato il desiderio degli ammiratori di mio padre di poter vedere questo spazio che è appunto nella casa, nella ex casa Fenoglio, dove ci sono bellissime fotografie, dove c'è l'originale della Malora che si può vedere qui, mentre invece la macchina per scrivere è mia, insomma, nel senso che ancora non ho pensato di lasciarla esposta in casa Fenoglio, perché effettivamente è qualcosa che mi fa piacere ogni tanto di guardare. Ci ho scritto la mia tesi lì sopra, so che può sembrare un po' straordinario, insomma, però per me era mio padre prima ancora dello scrittore, quindi l'ho utilizzata, adesso la tengo meglio come fosse insomma un cimelio, e quindi mi fa piacere che sia qui, insomma, all'interno di questa bellissima mostra sulle macchine appunto della Olivetti, perché prima ancora di questa, che era effettivamente sua, quindi acquistata credo a rate, mio padre aveva, meglio, mia nonna Fenoglio aveva affittato per mio padre probabilmente una lettera 22, quindi ha sempre scritto su macchine Olivetti. Un artista albese, Enzo Mastrangelo, presenta Penosi rifacimenti, un trittico che cosa simboleggia? Ma io uso questo sistema di tracciare una linea che passa sulle persone o sulle cose. In questo caso l'occasione era la maratona fenogliana che si tiene ad Alba, la mia linea è passata sopra la macchina da scrivere di Fenoglio con grande emozione, tra l'altro. Quindi ho raccolto la tastiera, si riconoscono le parti fondamentali della macchina per scrivere. In questo caso questa è la versione del trittico che riporta anche i fianchi laterali della macchina da scrivere. Quella che ho realizzato per la serata della Maratona Fenogliana è conservata al Centro Studi Beppe Fenoglio di Alba ed è là in esposizione perenne che si può vedere.